La teoria monetaria, la politica monetaria e la politica fiscale. Supponiamo che la domanda aggregata si sposti dalla posizione D alla posizione D primo, quando gli imprenditori sono scoraggiati e tagliano le loro spese di investimento. Consideriamo un diagramma in cui riportiamo, come al solito, in ascisse il reddito o il prodotto ed in ordinate il livello dei prezzi. Naturalmente in ascisse indichiamo il reddito reale o prodotto reale. Indichiamo con D la curva, o meglio la retta che rappresenta la domanda aggregata, un suo spostamento o scivolamento verso sinistra, mantenendo naturalmente il parallelismo con la retta D, un suo spostamento verso sinistra nella posizione di D' rappresenta appunto ad esempio un taglio al livello degli investimenti. In questo diagramma è riportata anche la retta S' che rappresenta l'offerta aggregata. È una retta che è inclinata positivamente e rappresenta una situazione intermedia tra quella verticale che esprime la posizione dei monetaristi, in cui cioè il prodotto è del tutto indipendente dal livello dei prezzi ed è fissato in corrispondenza del livello di pieno impiego. L'altra possibilità è quella di prezzi assolutamente rigidi ed è rappresentata da una retta dell'offerta orizzontale ed esprime la posizione dei keynesiani, per cui i prezzi sono dei keynesiani ortodossi, diciamo così, per cui i prezzi sono assolutamente stabili. E a questo punto diciamo che la riduzione della domanda aggregata dovuta allo spostamento verso il basso della retta da D a D' riduce naturalmente il livello del reddito da Y ad Y'. E si tratta dunque di una situazione in cui il livello del reddito, cioè del prodotto, è inferiore a quello di piena occupazione. Secondo la posizione dei keynesiani, se non si vogliono aspettare gli aggiustamenti dei prezzi affinché questi riportino il prodotto nella condizione di pieno impiego, bisogna fare qualcosa per spingere la domanda aggregata e riportarla dunque nella posizione D. Come è noto, la posizione dei monetaristi è che il lavoro sarà fatto dalla flessibilità dei prezzi e dalla flessibilità dei tassi di rendimento e quindi in modo del tutto naturale la domanda aggregata tornerà nella posizione D e quindi riporterà
il livello del prodotto a quello corrispondente al pieno impiego. I keynesiani, viceversa, ritengono che questa evoluzione naturale della domanda aggregata non ci sia, o sia troppo lenta, o sia soltanto parziale, e quindi auspicano delle politiche monetarie e fiscali, poiché questi sono i due strumenti disponibili ai governanti precisamente per risolvere proprio situazioni di questo genere. Secondo i monetaristi, se la banca centrale aumenta l'offerta di denaro, la domanda aggregata si sposta verso destra, in modo da riflettere l'aumentata domanda di beni e servizi. Naturalmente non bisogna confondersi su questo punto, nel senso che gli aumenti nei saldi reali causati dai prezzi in diminuzione sono rappresentati dalla pendenza positiva della curva di domanda aggregata e sono rappresentati dalla pendenza negativa della curva della domanda aggregata, perché i prezzi sono sull'asse verticale. Viceversa, gli aumenti nei saldi reali causati da un aumento dello stock di moneta spostano la curva della domanda aggregata parallelamente a se stessa, perché ad ogni livello dei prezzi che stanno, come detto, sull'asse verticale, corrispondono più beni e servizi che saranno domandati, i quali beni e servizi sono appunto rappresentati come reddito sull'asse orizzontale. Dunque, il meccanismo di trasmissione, secondo i monetaristi, di un aumento nella offerta di moneta, il meccanismo di trasmissione dalla moneta alla spesa è diretto. Non è necessario per i saldi monetari aggiuntivi passare prima attraverso il mercato dei bond, delle obbligazioni, come dicono i keynesiani, dove i prezzi sono forzati a salire e quindi gli interessi sono forzati a diminuire. Secondo i monetaristi c'è piuttosto una sostituzione diretta tra la moneta ed i beni reali. E in sostanza i monetaristi affermano che il meccanismo di trasmissione tra la moneta e la spesa è diretto e saldi di cassa addizionali sono spesi direttamente in beni e servizi reali. Viceversa, secondo i keynesiani, il collegamento tra il denaro e la spesa avviene sempre attraverso la mediazione del tasso di interesse. E così essendo, attraverso questa mediazione del tasso di interesse c'è spazio per un considerevole slittamento, cioè non è così certo, non è così automatico che il denaro si trasformi direttamente in spesa. Ciò
Cioè i keynesiani, secondo i keynesiani, un aumento nell'offerta di moneta può certamente spostare verso destra la curva della domanda aggregata, ma l'impatto è sicuramente meno certo di quello che ritengono i monetaristi, quindi meno sicuro e meno marcato. Il problema, secondo i keynesiani, è che il meccanismo della trasmissione tra il denaro e la spesa non è così diretto. E cioè, secondo i keynesiani, tassi di interesse in diminuzione possono generare un aumento della spesa in modo piuttosto numeroso di modi, secondo un certo numero di meccanismi. Il primo meccanismo è il cosiddetto effetto del costo del capitale, che è il modo tradizionale, cioè il modo che fa diminuire i costi del denaro quando diminuiscono i tassi di interesse e questo fa aumentare la domanda di beni di investimento. Poi c'è l'effetto ricchezza che è dovuto ad un impatto dei tassi di interesse sui prezzi dei titoli. I titoli in generale, cioè più bassi tassi di interesse significano i prezzi delle obbligazioni più alti e le persone rispondono a questi guadagni in linea capitale consumando di più. Il terzo effetto può essere chiamato effetto del tasso di cambio ed implica che tassi di cambio flessibili, allora tassi di interesse più bassi fanno scendere il valore della valuta, ad esempio del dollaro o dell'euro, sui mercati internazionali, aumentando così le esportazioni nette. Ed infine c'è l'effetto disponibilità, per cui coloro che prestano, i creditori, possono semplicemente aumentare la quantità di fondi offerta ai debitori, a coloro che prendono il denaro in prestito, permettendo quindi a questi ultimi, cioè ai debitori, di espandere i loro piani di spesa. E quando tutti questi canali di transito dalla moneta alla spesa sono operativi, allora l'impatto di una espansione monetaria, l'impatto di un aumento dell'offerta di moneta sulla domanda aggregata è efficiente, è potente, è efficace. Ma ci possono essere, proprio per la complessità dei canali di trasmissione e della loro numerosità, varie condizioni, situazioni dei mercati e dell'economia per cui questo non avviene. E allora la risposta keynesiana a questa meno certa efficacia della politica monetaria è quella di concentrarsi invece sulla politica fiscale per stimolare direttamente attraverso la spesa del governo la domanda aggregata. Siamo partiti appunto considerando una riduzione nella spesa autonoma di investimento che spingeva la retta della domanda aggregata verso sinistra. Una soluzione semplice, dicono i keynesiani, è controbilanciare questa
diminuzione, aumentando la spesa del governo o aumentando la spesa dei consumatori attraverso una riduzione del livello delle tasse. A questo punto, però, i monetaristi mettono in dubbio che una spesa esogena, che un aumento della spesa di carattere esogeno, sia che sia generato dagli imprenditori oppure che sia generato dal governo, vada ad influenzare la domanda aggregata. Abbiamo visto nella precedente chiacchierata che secondo i monetaristi i tassi di interesse cadono, diminuiscono in reazione agli effetti di una diminuita spesa per investimento. E simmetricamente questo modo di argomentare ci porta a dire che i tassi di interesse aumenteranno quando aumenterà, ad esempio, la spesa del governo e quindi il governo spende di più, ma altri, ad esempio gli imprenditori o i consumatori, sono indotti a spendere di meno. Perché? Proprio perché salgono i tassi di interesse. In sostanza, i keynesiani affermano che la politica fiscale ha un diretto e forte impatto sulla spesa. I monetaristi invece affermano che molto dell'effetto espansivo della politica fiscale scompare perché i tassi di interesse si alzano e quindi vanno a danneggiare l'investimento privato o il consumo privato. E questo processo di esclusione da parte di un investitore, come può essere questo processo di esclusione dovuto al fatto che il governo esclude dal mercato gli investitori o i consumatori attraverso il meccanismo dei tassi più alti, viene chiamato in inglese crowding out, cioè effetto affollamento. E diciamo è un argomento che ha ricevuto una notevole attenzione nelle discussioni economiche ed è anche un argomento che può essere considerato centrale nel dividere, proprio nel separare le posizioni dei monetaristi dai keynesiani e vale la pena di svilupparlo ulteriormente. E allora possiamo iniziare osservando che inizialmente un aumento nella spesa del governo aumenta direttamente la domanda aggregata prima che niente altro sia accaduto, ma successivamente il bisogno del pubblico per la moneta necessaria alle transazioni di tutti i giorni è probabile che vada aumentando con l'aumento della domanda aggregata. E se subito in contemporanea l'offerta di moneta non aumenta, allora il pubblico si troverà rapidamente a mancare della necessaria quantità di contante e presumibilmente venderà alcuni asset finanziari per cercare di avere la liquidità necessaria e conseguentemente queste vendite tireranno su i tassi di interesse.
Questo è l'effetto affollamento che può inibire la spesa privata per investimenti proprio perché tira su i tassi di interesse, almeno in parte controbilanciando l'impatto espansivo della spesa del governo. In breve, sia l'esecuzione che l'impatto della politica fiscale appaiono collegati in modo inestricabile con implicazioni monetarie. E inoltre è molto importante considerare come il governo finanzia questo aumento di spesa o come finanzia la riduzione delle tasse. La posizione dei keynesiani su queste materie, su questa materia è che ogni azione fiscale, e non importa come sia finanziata, avrà un effetto significativo sulla domanda aggregata. I keynesiani non negano che i tassi di interesse probabilmente aumenteranno a meno che nuova moneta sopraggiunga per soddisfare i bisogni di cassa delle transazioni della vita di tutti i giorni. Così ammettono che il deficit del governo finanziato dalla creazione di moneta è più espansivo di un deficit finanziato da una vendita di titoli del debito pubblico e che entrambi sono poi più espansivi di un aumento della spesa del governo finanziato dalla tassazione. Ma, sostengono i keynesiani, i tassi di interesse hanno due effetti. Possono effettivamente ridurre la spesa per investimento privato, ma possono anche spingere il pubblico a economizzare sui suoi saldi di contante e quindi ciò consente di offrire parte del bisogno della moneta per le transazioni, prendendola questa moneta per le transazioni da quella moneta che era detenuta in cassa in modo inattivo, cioè non produttivo ai fini delle transazioni. I monetaristi, per come la vedono loro, ritengono che un deficit di bilancio, quindi una manovra, espansiva di bilancio, finanziata dalla vendita di titoli del debito pubblico, non influenzi la domanda aggregata. È vero che il governo spenderà di più, ma altri finiranno con lo spendere di meno. Il risultato netto sarà che non ci sarà alcun cambiamento nella spesa totale. L'aumento della spesa del governo inizialmente aumenterà la domanda aggregata e questo aumento aumenterà la domanda di contante per le transazioni e quindi determinerà un aumento dei tassi di interesse e poi la vendita dei titoli del debito al pubblico da parte del governo per finanziare la spesa aggiuntiva, determinerà un ulteriore aumento dei tassi di interesse. E allora il pubblico comprerà in sostanza i titoli del debito pubblico, finanzierà il governo invece di finanziare
cioè di comprare i titoli di debito delle aziende industriali e quindi non finanziando così il settore privato e produttivo dell'economia. E quindi questo significa che c'è un effetto affollamento che spiazza dal mercato le aziende imprenditoriali e rende più difficile appunto la loro attività di finanziamento. L'aumento dei tassi di interesse ridurrà l'investimento privato, la spesa per investimento privato di tanto quanto è aumentata la spesa del governo per finanziare, ad esempio, la manovra espansiva. E questa sarà la conclusione, della sostanza, della storia. In sostanza, una politica fiscale del governo che non sia, accompagnata da un, cambiamento nell'offerta di moneta, cioè da un aumento dell'offerta di moneta, semplicemente cambia la proporzione di spesa del governo relativamente alla spesa privata. E allora, cercando di riassumere, diciamo che da un punto di vista cronologico, cioè di ordine temporale, possiamo dire che la prima gamba del dibattito tra keynesiani e monetaristi fu lo scetticismo dei keynesiani sul fatto se le variazioni nell'offerta di moneta influenzino o meno la domanda aggregata. L'altra gamba del dibattito fu rappresentata dal contrattacco monetarista relativo alla politica fiscale a causa dell'effetto cosiddetto affollamento, dovuto all'aumento dei tassi di interesse, a meno appunto che non ci sia anche una espansione della, offerta di moneta. Terzo punto, dal punto di vista cronologico, è quello se le politiche anticicliche abbiano un impatto qualsivoglia sulla spesa o no. Questo problema normalmente si concentra sul fatto se i movimenti anticiclici nell'offerta di denaro, nell'offerta di moneta, siano anticipabili, cioè prevedibili, ipotizzabili, quindi prevedibili e anticipabili, e se quindi tali anticipazioni portino a sviluppare una inflazione attesa, prevista, e quindi neutralizzino i cambiamenti nell'offerta e quindi neutralizzino quelli che sono le anticipate variazioni nell'offerta di moneta, ma di questo punto parleremo un'altra volta. Oggi terminiamo chiedendoci se ci sono elementi da sottolineare in quella che è l'offerta di moneta, se dobbiamo distinguere qualche forma di credito in modo particolare. C'è stato un lungo dibattito tra monetaristi e keynesiani sul fatto se i prestiti bancari abbiano una particolare importanza. La maggior parte dei keynesiani considerano che i prestiti bancari siano speciali perché i debitori, coloro che si indebitano con le banche, spesso
hanno poche se non nessuna alternativa come sorgente di finanziamento, per cui una espansione o contrazione di moneta, dell'offerta di moneta associata con dei movimenti nei prestiti bancari avrà un impatto più produttivo sulla spesa comparata con l'offerta di moneta, con i movimenti di offerta di moneta basati invece sugli acquisti o le vendite da parte delle banche di titoli. E i monetaristi, d'altro canto, affermano che la moneta è la moneta, non importa come venga fuori, e pertanto il venditore di titoli ricevendo del contante è probabile che tenda a spenderlo come qualunque altro che riceve del contante, magari attraverso un prestito bancario. E per quanto concerne l'evidenza empirica, lascia pochi dubbi sul fatto che il credito bancario è una delle sorgenti maggiori di finanziamento, soprattutto per le piccole e medie industrie. E così il danaro, reso, diciamo, stretto, quando una politica restrittiva restringe il credito da parte delle banche, è probabile allora che vada a costringere soprattutto queste aziende di piccola e media dimensione che trovano nel finanziamento bancario l'unica fonte di finanziamento, in quanto non possono magari rivolgersi al mercato dei bond, per rastrellare dei finanziamenti come fanno le grandi aziende. Ma d'altra parte si deve anche poter dire che le grandi aziende spesso in queste situazioni, quando interviene una politica restrittiva del governo, sono loro stesse che le grandi aziende che estendono il credito, che appunto viene chiamato credito del commercio, alle piccole aziende, ed in questo modo forniscono alle piccole aziende un accesso indiretto al mercato della liquidità e delle obbligazioni. In aggiunta possiamo dire che le grandi aziende competono con quelle piccole in modo tale che le ultime magari fanno meno affari, ma le prime, le grandi, aumentano la loro quantità di gi loro giro d'affari. Quindi la questione in un certo senso rimane. Dobbiamo considerare speciali i crediti bancari e la risposta probabilmente è che sì, sono speciali almeno nel corto termine, nel senso che le grandi aziende non possono rimpiazzare quelle piccole e medie senza un tempo, senza che sia passato un tempo necessario per l'aggiustamento, e inoltre le piccole aziende preferiscono i crediti bancari piuttosto che il credito commerciale, perché il credito bancario è meno costoso, e quindi una espansione o una contrazione dell'offerta di moneta associata con movimenti, e cioè con variazioni nei prestiti bancari, ha sicuramente un effetto molto più produttivo sulla spesa piuttosto che un'espansione o contrazione monetaria associata a vendite o acquisti da parte delle banche di titoli di
dei mercati azionari, obbligazionari, eccetera. E ci sono anche altri fattori, oltre alla politica monetaria, che vanno a interessare questo canale dei prestiti. Per esempio, ci sono delle evidenze che indicano che i regolatori del sistema bancario possono aver reagito in modo eccessivo durante la recessione del periodo 1990-1992, temendo una ripetizione nell'industria bancaria della debacle del 1980 dell'industria del risparmio dei prestiti e quindi un eccessivo controllo del regolatore del sistema bancario può poi avere causato involontariamente un credit crunch, come si dice, una stretta del credito nel credito bancario, incoraggiando le banche appunto a contrarre l'offerta di credito alle piccole e medie aziende. Rimane comunque il fatto che il credito bancario sia un elemento centrale della trasmissione dell'offerta di moneta al mondo dell'economia. Credito bancario che si risolve appunto finanziando direttamente le imprese senza passare attraverso il mercato finanziario dei titoli.